Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa ultima conferenza della quarta edizione di 40 Scienza, Scienziati Online. Allora, prima di lasciare la parola al presidente dell'Accademia che farà il suo saluto, una piccola nota tecnica, forse lo sapete già se avete partecipato alle altre riunioni. Dopo la conferenza del professor Sbordoni ci sarà un momento dedicato alle vostre domande, quindi il professore è disponibile a rispondere alle vostre curiosità o eventuali approfondimenti. E adesso, professor Annibale Mottana, il presidente dell'Accademia Nazionale delle Scienze. Professore. Buongiorno a tutti, buongiorno agli organizzatori di queste sequenze di conferenze che hanno riguardato il cambiamento climatico. L'organizzatore generale è stato il professor Carlo Barbante, il quale però da Venezia in questo momento naviga attraverso vari problemi e mi ha pregato di aprire questa riunione presentando il professor Sbordoni. Presentare il professor Sbordoni è una cosa difficile, ve lo dico subito, perché il professor Sbordoni ha fatto una infinità di cose in Italia come soprattutto all'estero. Ma basti che vi citi solamente due cose che possono interessare alcuni di voi giovani. È un grande specialista di speleologia e buona parte dei suoi lavori sono stati effettuati sulla biologia evoluzionistica degli organismi che vivono nelle grotte, ma non solo nelle grotte italiane. Anche nelle grotte di zone estremamente lontane da noi, come può essere il Chiapas, che è una regione al limite tra Guatemala e Messico. In questo suo sviluppo per la ricerca di biologia evoluzionistica, è stato in Vietnam. È stato in vari paesi del Sud America e come dell'Asia meridionale e si è interessato da pipistrelli fino a farfalle. Credo che la cosa più interessante che è riuscita a pubblicare è un trattato sulle farfalle del mondo, pubblicato in prima edizione in inglese e poi tradotto in parecchie e svariate lingue, che lo ha reso famoso in tutto quanto il mondo. Ultimamente utilizza le informazioni biologiche che ci viene dalla fauna entomologica per spiegare particolari delicati nel cambiamento climatico. E mi auguro che voglia mettere questa sua informazione in maniera. La mettete senz'altro tutta, ma in maniera sufficientemente chiara, in modo che tutti possiate goderne il massimo ricavarne il massimo dei risultati. Valerio, io ti ringrazio di avere voluto con ciò concludere con cose che sono di carattere naturalistico, accessibili a tutti coloro che vogliono farlo. Una serie di riunioni che hanno avuto anche dei momenti estremamente specialistici necessari per l'argomento, ma non verificabili direttamente dai giovani che li ascoltavano. Quello che tu ci dirai sarà sicuramente una cosa su cui le classi possono lavorare. Ti ringrazio e ti do la parola. Grazie, grazie carissimo Presidente. Sono molto contento di questa organizzazione di conferenze dell'Accademia su temi così importanti, così rilevanti come il cambiamento climatico. È curioso che non c'è una pari interesse sui media. Ogni tanto escono fuori queste notizie così un po'
fragorose da un certo punto di vista sulle estinzioni, sulle cose, ma che poi restano lì. In realtà, quello che abbiamo ascoltato questi giorni dai nostri colleghi sono delle previsioni estremamente importanti per il futuro dei giovani, soprattutto perché il nostro sarà piuttosto limitato. Ed è strano come a livello governativo, a livello ma anche della televisione quotidiana, cioè dell'informazione quotidiana ai cittadini, una cosa così importante come il cambiamento climatico e tutte le sue conseguenze economiche, ma soprattutto di vita per le persone, oltre che per gli insetti di cui vi parlerò oggi, non sia sufficientemente capito, compreso. Siamo veramente in una situazione molto molto particolare. E mi pare che i nostri amici geologi, glaciologi che hanno parlato questi giorni hanno fatto vedere in maniera molto chiara quali sono le previsioni, non sono ipotesi, soltanto delle ipotesi. Stiamo assistendo a dei cambiamenti che sono veramente di grandissima importanza. Allora, tanto per tornare al tema della relazione di oggi, oggi vi parlerò appunto degli effetti, i potenziali effetti dei cambiamenti climatici sulla biodiversità e in particolare sugli insetti. Allora, vorrei caricare la relazione per cui si può condividere lo schermo. Vi dicevo l'interesse dei media su queste tematiche. E tra gli altri, alcuni giornali come The Guardian, come New York Times, sono di solito abbastanza pronti a recepire le informazioni che vengono date, magari contenute in un lavoro scientifico pubblicato sulle grandi riviste Nature Science, Proceedings of National Academy of Sciences. E si parla di insetti che piombano nell'abisso, di un'apocalisse che riguarda l'estinzione degli insetti. Vengono date delle cifre, il 2,5% di perdita annuale di insetti. Questo sia su scala globale, ma anche su scala nazionale, su scala soprattutto nei paesi dove l'informazione su sulla biodiversità è particolarmente accurata, in primo luogo nella Gran Bretagna. È chiaro che questo declino è un foriero di grandi problemi. Innanzitutto, tutti sanno l'importanza degli insetti come impollinatori, quindi le api sono state tra le prime ad essere utilizzate come bandiera del declino degli insetti, ma in realtà il declino ha riguardato moltissime altre specie. Allora, intanto presentiamo un momento gli insetti, perché gli insetti sono di gran lunga il gruppo sistematico più numeroso sulla Terra. Questo diagramma a torta fa vedere come più della metà è rappresentata dagli insetti, e questo più della metà significa quasi 1.900.000 insetti. Considerate che questo grafico ormai ha 10 o qualcosa di più anni, ma la descrizione degli insetti procede a ritmi impressionanti. La descrizione delle nuove specie, cioè le nuove specie di insetti, non so, soltanto
tre anni fa, mi pare, era stato registrato 18.000 specie nuove. Quindi un numero enorme. Ma se facciamo un confronto con i mammiferi, per esempio, sono 4.500, con gli anfibi 3.000, e vedete, sono delle fettine piccolissime che riguardano questi altri gruppi nella torta, diciamo, della biodiversità. In realtà noi non sappiamo nemmeno quante specie esistono effettivamente sulla Terra. Sono stati fatti tantissimi esperimenti, prove per cercare di valutare il numero di organismi viventi sulla Terra, e con cifre che variavano dai 30 ai 100 milioni di specie. In realtà la quantificazione è estremamente difficile, soprattutto per i procarioti, cioè per i batteri, la cui descrizione accurata è nata soltanto dopo l'utilizzo del DNA come strumento di identificazione. Prima i batteri si distinguevano in piccole in base alla forma, e la forma significa molto poco. Ma gli eucarioti, quelli di cui stiamo parlando, cioè tutti gli organismi provvisti di nucleo, sono, secondo la stima più recente, che è quella rappresentata in questo lavoro pubblicato abbastanza recentemente nel 2011, una stima ragionevole basata sull'incremento delle conoscenze. Quindi, mano a mano come si accumulano le descrizioni di nuove specie nei diversi gruppi, con accelerazioni molto diverse ovviamente, ha portato a una stima di poco più di 8 milioni di specie. È una stima sicuramente molto conservativa. Perché? Perché se noi confrontiamo il tasso di descrizione di nuove specie che vedete qui nei collemboli, che sono... voi vedete lo schermo intero? Immagino. Sì, professore, sì. Perfetto. Allora, qui si vede l'accumulo delle conoscenze nel tempo con la descrizione di nuove specie, che con una tendenza estremamente ripida. Se lo confrontiamo con le ropalocidi, che sono le farfalle diurne, vediamo che il livello di conoscenze è aumentato nel tempo, quindi dal 1750, cioè dal 1758, da quando Linneo ha pubblicato la decima edizione del Sistema Nature, che fa da riferimento, diciamo, per la sistematica, e vediamo che le farfalle tendono grosso modo a un asintoto nella loro descrizione. Qui parliamo soltanto di quelle europee, anche dei collemboli europei, perché in questi casi è stato fatto questo lavoro di ricostruzione. Ma ci sono un'enorme quantità di nuove specie che noi non conosceremo mai, perché saranno estinte. Vi faccio vedere questa foto, perché ho fotografato questa bestiola che è un plecottero, sono cioè degli insetti acquatici, generalmente sono dei predatori provvisti di ali, le larve sono acquatiche, gli adulti volano, appunto, sono terrestri. E questo qui è stato trovato sul ghiacciaio Perito Moreno in Argentina. E quando io l'ho trovato, l'ho fotografato, e pensavo fosse una specie già conosciuta, mi sono accorto proprio pochi giorni fa che questo qui appartiene a una nuova specie di andiperla descritta nel 2019. Questa specie è destinata a scomparire, come è destinata a scomparire la maggior parte dei nostri ghiacciai. E quindi questo è soltanto un esempio di come non riusciremo a descrivere la vita sulla Terra
in modo compiuto, perché gran parte di questa vita si sarà estinta. Guardate questa immagine, qui siamo in Vietnam nelle ricerche che stiamo appunto facendo con l'Università di Firenze e il Museo di Hanoi, il Museo di Storia Naturale di Hanoi. Sono una decina d'anni che andiamo nei parchi nazionali del Vietnam a studiarne la biodiversità, in particolare gli insetti. E tra i vari strumenti che usiamo per campionare ci sono queste light traps, queste trappole luminose che si mettono sul bordo della foresta o all'interno di una radura della foresta, e dove si avvicendano nel tempo, nelle ore della notte, delle enormi quantità di insetti. Ma quanti sono? Quante specie sono? Vi faccio un esempio. Se vedete il quadrato, questo rettangolo rosso, e proviamo a identificare le specie che stanno soltanto dentro questo rettangolo, e le possiamo identificare anche semplicemente con il criterio delle morfospecie, cioè delle specie che noi riusciamo a distinguere chiaramente l'una dall'altra, no? E ci accorgiamo che soltanto in questo piccolo quadrato ci sono già più di 100 morfospecie. Quindi potete immaginare la quantità di specie, prevalentemente di farfalle notturne, ma ci sono tantissimi altri gruppi di insetti che arrivano, anche a volte distinti in fasce orarie, e che ci fanno capire l'enorme quantità di specie che è presente in una foresta tropicale o semitropicale come quelle del Vietnam. Perché ci sono tante specie sul pianeta? Io credo che la risposta più intelligente è stata data da questo signore, che si chiama Evelyn Hutchinson, che ho avuto il piacere di conoscere alla Yale University, che ha scritto un saggio famosissimo, Omaggio a Santa Rosalia, perché ci sono tante specie di animali, pubblicato nel 59, 1959. E questo omaggio a Santa Rosalia era perché Evelyn ha studiato delle pozze in Sicilia, vicino alla chiesa di Santa Rosalia, dove ha potuto vedere che in una piccolissima pozza c'era la coesistenza di due specie di notonette, che sono questi insetti acquatici, che si spartivolano la nicchia ecologica in maniera mirabile. Cioè, Hutchinson ci ha fatto capire quanto sia importante il concetto di nicchia ecologica nel determinare la numerosità delle specie. E gli insetti, nello sfruttare le nicchie ecologiche, sono particolarmente ben apprezzati. Come potete vedere, dalla diversità degli apparati boccali che sono riusciti a evolvere in tutto il lunghissimo arco della loro storia evolutiva. Vedete gli apparati boccali masticatore, pungente, succhiatore, pungente succhiatore, lambente. Questa per esempio è una mosca, questa è una farfalla. Ma all'interno di ogni gruppo c'è una varietà estrema di situazioni. Allora questo ci fa capire come mai in una foresta tropicale, dove per esempio ci sono centinaia di specie di piante, anche di alberi, in ognuna di queste piante noi possiamo avere una coorte di insetti specializzata a nutrirsi di fiori, di foglie, di radici, del legno. E questo fa sì che il numero delle specie sia particolarmente abbondante, soprattutto nelle foreste tropicali. Gli insetti hanno però una rilevanza economica che non è molto facile da quantificare, ma qualcuno ci ha provato.
negli Stati Uniti, per esempio, si è provato a dare un valore ai servizi ecosistemici prodotti dagli insetti, limitando l'attenzione soltanto a quelle diciamo, attività umane che, dove gli insetti c'entravano in qualche modo. Quindi, per esempio, anche semplicemente la pesca è un'attività commerciale importante con cui si usano gli insetti, o con il rimescolamento delle feci dei bovini all'interno del suolo. Sono tutte situazioni che possono essere monetizzate. Questo signore si è divertito a monetizzarle e ha stimato che il valore di questi servizi ecosistemici prodotti dagli insetti può essere valutato intorno ai 60 miliardi per anno negli Stati Uniti. La conclusione di questo lavoro, di Loser e Vaughan, che sono i due autori del lavoro, è che forse spendere una decina di miliardi per conservarli non sarebbe poi sbagliato. È chiaro che qui ci sono sia insetti nocivi che insetti che sono importanti, appunto, e che sono un valido contributo alla vita dell'uomo. Allora, questi studi pubblicati sul declino degli insetti a prima vista possono sembrare eccessivi, l'apocalisse degli insetti è qui, e è chiaro che se questi dati sono veri, il ritmo del declino degli insetti potrebbe portare veramente a una catastrofe entro dei decenni. Ma quali sono gli strumenti che noi abbiamo per poter definire questo declino degli insetti? Beh, molto sicuramente riguarda l'esperienza individuale degli entomologi, che sono tanti, non tantissimi, insomma, ce ne sono molti. E gli entomologi sanno bene, bazzicando negli stessi luoghi, come a poco il quadro il quadro degli insetti presenti vada scemando. Ci sono i progetti di lunga durata, ma molto spesso questi progetti devono far fede su delle iniziative nate magari 30-40 anni fa, che non avevano questa visione così lunga, ma per fortuna ci sono state queste delle occasioni ripetibili di censimenti o di campionamenti, per cui queste qui sono state sempre sfruttate. Altrimenti ci sono i modelli che permettono di simulare la dinamica delle popolazioni degli insetti, avendo dei dati di partenza che sono georiferiti, con una localizzazione molto precisa, una localizzazione spazio-temporale molto precisa. Poi ci sono una sorta
diciamo, di liste rosse, liste di attenzione, che vengono pubblicate dalla IUCN, l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, che sono però estremamente accurate, perché sono stilate da team di specialisti a livello regionale e da lì poi si traggono le conclusioni a livello globale. Ci sono poi, c'è la possibilità di fare, di operare dei modelli, per esempio andando a vedere invece che il futuro, il passato, di cui abbiamo una, delle informazioni molto, molto chiare sulla, sullo stato del clima e sulle oscillazioni del clima, e utilizzando questi modelli di colonizzazione e estinzione che sono quelli che vi farò vedere tra poco. Infine ci sono le meta-analisi, cioè cercare di mettere insieme tutti i lavori anche con, che hanno un diverso respiro, una diversa importanza, e che però possono convergere verso una visione complessiva. Andiamo sul livello, sul primo livello, livello empirico. Nel livello empirico noi vediamo, per esempio, che è un'osservazione comune a molti di noi che viaggiano in macchina, che il numero della, la quantità di insetti che si spiaccicano sul vetro o sull'automobile sta cambiando nel tempo. Ci sono sempre meno insetti. È una cosa così fastidiosa che per cui era molto difficile non notarlo. Ma ci sono poi testimonianze dirette di entomologi che per anni nel tempo hanno fatto sempre gli stessi percorsi, le stesse cose. Uno di questi è Arthur Shapiro, professore all'Università di Davis in California, che tra l'altro è un mio carissimo amico. Io con lui sono andato più volte nella Sierra Nevada di California, siamo nelle montagne rocciose, a percorrere questi suoi transetti abbastanza faticosi, a volte tre ore, quattro ore di cammino, in cui venivano puntualmente registrate le farfalle che si incontravano. Questo Arthur ha continuato a farlo fino ad oggi, continua a farlo, e si è accorto che le cose stanno andando abbastanza male, cioè si vede che c'è una frequenza minore di specie, ma anche degli shift, degli spostamenti, le specie che prima si trovavano a quote più basse, man mano si trovano a quote più alte, ma si trovano anche in anticipo del tempo. Questa è un'esperienza diretta. Qui siamo nel Kunlun, nel Qinghai, cioè la parte settentrionale del Tibet, dove vediamo questo bel ghiacciaio, però alle basi del ghiacciaio, qui nel 1990, quando abbiamo fatto una spedizione, una delle tante spedizioni in quell'area, e c'era un certo numero di farfalle che sono rappresentate qui a sinistra, molto interessanti. Qui siamo a 4.700 metri, quindi siamo molto in alto, ma le farfalle arrivano anche molto più in alto, lo trovate fino a 5.600 metri. E qui troviamo che tre anni fa una spedizione dei miei colleghi, io non c'ero, ma che erano presenti nel 1990, sono tornati molto delusi dal fatto di non aver trovato quasi niente. La maggior parte delle specie che erano state individuate non sono state più ritrovate. E lì non è che la zona sia stata poi sottoposta a particolari modifiche strutturali, c'è sempre stato il pascolo degli yak come praticamente unica attività economica. La maggior parte delle notizie che sono state date dalla stampa utilizzano questa serie di esperimenti, di campionamenti direi, che sono stati fatti in Germania in un certo numero di aree protette, dove
in un arco di tempo non particolarmente lungo, ma insomma dal 1990 ad oggi, più o meno come la storia del Cingai, sono state utilizzate le Malaysian traps, che sono quella specie di tendina che vedete lì, dove gli insetti possono entrare dentro e poi si accumulano tutte quante sul vertice della capannina, alla ricerca della zona più luminosa. E da lì vengono poi vengono a cadere dentro un piccolo barattolino dove vengono conservati. Quindi è un campionamento di tipo casuale, cioè non c'è una particolare scelta da parte dell'uomo. Tutto quello che capita nella Malaysian Trap viene registrato e conteggiato. E qui si vede che nel tempo c'è stato un declino molto importante. Questo lavoro ci ha avuto anche una certa eco, perché in realtà è stato fatto in tante aree diverse della Germania, in 63 aree, e il declino è risultato essere pari al 75% dall'inizio alla fine, con un tasso medio, con un tasso di declino annuale del 5,2%. Allora, la tipologia delle zone diciamo studiate in Germania è più o meno questa. Questo è un esempio, lì c'è la Malaysian Trap, vedete che collina bianca, e si tratta per lo più di ecotoni, cioè di zone di confine tra aree più o meno naturali e aree estensivamente coltivate. E questa è la situazione di gran parte dell'Europa centrale. In Olanda, per esempio, l'Olanda è uno dei paesi che ha perso più specie di insetti, ma questo è molto dovuto anche alla struttura del paesaggio. Come vedremo, in Italia il paesaggio ci salva ancora un po', perché aumenta la quantità degli ecotoni, cioè dei confini che ci sono tra situazioni diverse, agricole magari e naturali. L'altro lavoro particolarmente citato è stato questo, un lavoro di Lister e Garcia sulla foresta sperimentale Luquillo a Puerto Rico, dove questa volta non con le Malaysian Trap, ma direttamente con lo Swamping Net, cioè un retino da falcio, con il retino si diciamo si falciano le cime delle piante, delle erbe, i fiori, eccetera, e quindi anche questo è un approccio che, se fatto bene, può essere più o meno standardizzato. E gli autori si sono accorti che c'è stato un declino molto importante negli insetti, in tutti gli artropodi in particolare. Noi parliamo di insetti, ma in realtà questo è quello che diciamo vale anche per i ragni, per i millepiedi, per gli pseudoscorpioni, eccetera. E la cosa interessante è che anche questa specie, questo bellissimo uccellino che si chiama il todi, il Puerto Rican todi, che è strettamente insettivoro, è diminuito del 90%. Adesso questo lavoro ci ha avuto un eco, pubblicato nel 2018, ci ha avuto un eco molto importante, ma ha avuto anche delle critiche da parte di operatori del parco che su altre basi di esperienza personale non hanno notato un livello così importante di declino. Ma questo fa parte della storia. La scienza. E a livello personale, sempre, così come anche se un po' meglio organizzato, noi abbiamo potuto studiare
delle differenze attraverso la costituzione di un osservatorio della biodiversità del Lazio, che abbiamo fatto all'Università di Tor Vergata ormai una ventina d'anni fa, e nel 2011 abbiamo tratto le prime conclusioni sulle farfalle, che sono quelle maggiormente rappresentate nell'osservatorio. Quello che abbiamo potuto vedere nel Lazio sono degli shift, non c'è nessuna specie che possiamo considerare estinta, e non possiamo, con la tipologia dei dati a disposizione, valutare la densità, cioè l'abbondanza all'interno di ogni singola specie, però possiamo vedere che dalla localizzazione dei campionamenti con una certa specie negli anni 80 e nel 2000 ci sono stati degli spostamenti quasi sempre nella direzione verso le montagne, verso l'arco appenninico più importante, e questo, diciamo, rientra un po' anche nelle attese. Sistemi analoghi di valutazione, ma molto più accurati e molto più ricchi di dati, perché per la maggiore sensibilità della popolazione inglese in particolare, sono state prodotte dal Butterfly Monitoring System nel Regno Unito, dove annualmente vengono registrate le osservazioni da parte di un numero molto grande di contributori, di appassionati, e da qui è possibile ricavare delle stime molto molto accurate. Qui per esempio c'è una specie molto comune, che da noi anzi è particolarmente comune, e ancora qualche giorno fa ancora se ne vedevano degli esemplari, della siammata megera, cioè come se la farfalla avesse prodotto una generazione in più negli ultimi anni. In Inghilterra invece è in forte declino. Ma i dati più conosciuti in questo senso sono quelli di Camille Parmesan, un'attivissima e bravissima studiosa di farfalle, allieva di Paul Ehrlich nell'Università di California, ma che oggi insegna a Plymouth, e che, utilizzando anche questi dati del British Monitoring System, ha praticamente potuto vedere in maniera molto accurata gli spostamenti e l'estinzione delle farfalle. Quindi qui vedete che i quadratini blu sono le occorrenze, le presenze attuali, e quelle in rosso e quelle degli anni dal 40 al 69, quelle in nero addirittura dal 1915 al 1939. Allora si può vedere come, qui stiamo parlando di una delle varie specie, ma io non riesco a leggere qua sopra esattamente di che cosa si tratta, mi pare che sia la... c'è uno spostamento di questa specie verso la Scozia e verso le aree più fredde. Questo è un fenomeno che è stato riscontrato anche in altre farfalle. Eccola qui, Camille Parmesan. È anche un premio Nobel per la pace, perché Camille ha collaborato in maniera molto significativa al
l'International Panel per la Biodiversità, l'IPBS, e poi vi farò vedere un'immagine alla fine di questa chiacchierata. E la Parmesan è stata la persona che più di tutti ha curato l'aspetto dei cambiamenti che ci sono stati nella fauna entomologica in generale. Lei l'ha fatto praticamente su tutta la fauna, ma soprattutto sulle farfalle, e nei cambiamenti a livello fisiologico e a livello fenologico. Qui c'è un esempio, uno dei tanti lavori dove si osserva che le farfalle hanno cambiato periodo di sfarfallamento, come per esempio, curiosamente, se gli inverni sono più caldi, le farfalle primaverili schiudono più tardi, mentre invece negli inverni più freddi c'è quello che noi riteniamo essere un po' lo standard di riferimento, cioè le specie primaverili escono a primavera. Questa farfallina è una farfallina molto comune anche da noi, si chiama Anthocaris cardamines ed è molto comune, di solito si trova in aprile, ma già in marzo, adesso negli ultimi anni, si vedono sfarfallare queste esemplari di questa specie. Allora, come probabilmente sapete, in passato l'alternanza di climi, soprattutto durante il Pleistocene, perché è quello che possiamo controllare meglio, non ha fatto altro che produrre delle situazioni di confinamento quando faceva molto freddo, cioè quando faceva molto freddo c'era la steppa più secca, diciamo, e quindi le foreste erano relegate nelle zone sud dell'Europa, soprattutto penisola iberica, penisola italiana, Balcani e poi in alcune altre aree come nei Carpazi in Asia Minore. E questi qui sono chiamati i rifugi da cui poi le foreste hanno riconquistato durante le fasi più calde e l'ultima durante l'Olocene, anche se l'Olocene non è stato, diciamo, sempre uguale a se stesso, ci sono stati anche negli ultimi 10.000 anni dei cambiamenti abbastanza significativi nel clima, e quindi c'è questo via vai avanti e indietro nel tempo dei biomi forestali, con tutta la fauna associata, naturalmente, con tutti gli insetti e le altre cose che si portano dietro. Questo schema rappresenta abbastanza bene: durante il periodo glaciale si scende a livello locale nelle montagne, per esempio, e durante gli interglaciali o durante le olocene si riconquistano le zone più alte. Queste cose possono essere esaminate anche da un punto di vista biogeografico, cioè le cime delle montagne, delle Alpi e dell'Appennino, da noi portano le tracce del popolamento che una volta era molto abbondante durante il Pleistocene, durante le fasi fredde del Pleistocene. E quindi sono delle piccole isole che stanno di solito intorno dai 1800 ai 2200 metri nell'Appennino, perché poi montagne non sono tanto più in alto, a parte alcune, che sono un po' come delle isole dove le specie di insetti, soprattutto montani, sono relegate e che soffrono in modo particolare l'innalzamento del clima. Noi possiamo applicare a queste situazioni
quello che è il modello dell'equilibrio insulare, una teoria espressa nel 1967 da due grandissimi biologi, ecologi. Gli ecologi in genere non viene dato il premio Nobel, è stato dato alla Parmesan, ma all'interno di un'organizzazione, diciamo, mondiale. E comunque io credo che Edward Wilson, che è quello in alto, e Robert MacArthur in basso, uno specialista di formiche, che però è stato anche l'autore della sociobiologia e di tantissime altre, è un po' l'inventore del concetto di biodiversità come lo consideriamo oggi. MacArthur, che invece era un matematico, figlio di matematici, ma con una grande passione per gli uccelli. E quindi hanno diciamo, prodotto questa idea molto importante, per cui il popolamento, il numero di specie che noi troviamo in un'isola è una funzione sia della dimensione dell'isola, sia della distanza dal continente. Del continente perché? Il continente è considerato come reservoir, cioè il luogo da dove arrivano per dispersione, da dove vengono colonizzate le isole. Quindi è chiaro che se un'isola è vicina al continente, avrà un tasso di immigrazione maggiore, perché più probabilmente molte più specie raggiungeranno l'isola. Se l'isola è lontana, invece, questo valore sarà abbassato. Ma se andiamo a guardare la dimensione dell'isola, un'isola piccola conterrà un numero minore di specie, perché il numero di specie viene dato dall'intersezione tra queste due curve, tra la curva blu e la curva rossa. E in un'isola più grande ci aspettiamo un numero maggiore di specie, ma perché? Perché questo riguarda soprattutto il ruolo della estinzione, cioè la probabilità di estinzione è maggiore in un'isola piccola che in un'isola grande. Perché? Perché è maggiore in una piccola popolazione che in una grande popolazione, e questo per una serie di motivi, anche genetici. Cioè una piccola popolazione tende molto più facilmente a una uniformità genetica, all'omozigosi, e con l'emersione di una quantità di difetti dovuti per esempio all'inbreeding, all'effetto dell'inbreeding, ma non solo. Una piccola popolazione è maggiormente soggetta a quella che noi chiamiamo la deriva genetica, cioè la casuale estinzione dovuta a piccoli accidenti che non hanno niente a che fare nemmeno con la loro con il loro corredo genetico. Allora, in questo lavoro che abbiamo pubblicato poco tempo fa, a cura di Silvio Marta, il mio bravissimo ex allievo, sul Journal of Geography, riguarda proprio lo studio delle dinamiche insulari applicate alle cime delle montagne, cioè Alpi e Appennino. E questo è stato possibile farlo perché c'è stata una sequenza di informazioni ogni 1000 anni nello stato della linea degli alberi che sta al di sotto della prateria alpina, che si è spostata nel tempo, che ci ha dato delle indicazioni sulla maggiore o minore dimensione di queste isole, cioè di queste. Così vediamo per esempio che 11.000 anni fa, queste immagini sono piccole piccole, ma vedete come nell'Appennino per esempio, queste isole, le zone a prateria alpina delle montagne appenniniche erano molto più grandi di quelle che troviamo oggi, perché semplicemente oggi fa più caldo. E allora che succede? Sono stati, grazie a un accuratissimo vaglio di
un numero enorme di specie, di coleotteri, di ortotteri, di farfalle, e all'interno dei coleotteri gruppi diversi, come pure nelle farfalle, che sono stati, diciamo, definiti in base alla loro capacità dispersive, buoni o cattivi dispersori, in base alla loro vagilità. In particolare si trattava di oltre 1000 specie, per un numero discreto di 128.000 erotti record georiferiti. E qual era lo scopo di questo lavoro? Noi siamo andati praticamente a esplorare gli effetti degli ultimi 10.000 anni sul popolamento attuale, immaginando, applicando la teoria dell'equilibrio insulare step by step, cioè ad ogni fase, ad ogni 1000 anni. E il risultato è stato, diciamo che era anche un po' atteso, almeno in parte, è che gli insetti maggiormente attrezzati per la dispersione hanno risposto ai cambiamenti ambientali stabilendo una serie di equilibri transitori, cioè in cui era possibile vedere l'effetto dispersione versus estinzione. Invece le specie meno attrezzate per la dispersione, si tratta soprattutto di coleotteri, carabidi, ortotteri, atteri, cioè incapaci di volare, e quindi una volta estinti sulla cima di una montagna, se questa montagna è un po' distante dalle altre, non ci sarà possibilità di dispersione, se non casuale, via vento, ma insomma per eventi molto, molto improbabili, trattandosi di insetti, diciamo, per lo più terrestri o fitofagi. E quindi questo è quello che è stato trovato. Andiamo invece adesso a un livello più globale, in cui vediamo queste stime. Queste vengono da un lavoro di Sanchez Bayo, e vediamo come il declino, valutato attraverso tanti lavori, quindi si tratta di una meta-analisi, sia stato particolarmente importante per i tricotteri, caddis flies, in seconda linea per le farfalle, terza linea per i coleotteri, per le api, poi, e così via, quantificandolo. Adesso queste quantificazioni vanno prese naturalmente con beneficio di inventario, perché sono delle stime molto, molto grossolane, diciamo, basate su tanti lavori diversi, come anche questo qui, questo lavoro di Dirzo, che è un messicano che collabora con Paul Ehrlich in molti di questi lavori. E quello che noi dovremmo cercare di fare è aumentare il più possibile le conoscenze georiferite e cronoriferite, perché sono quelle che poi contano in questo. E per fortuna adesso ci sono grandi progetti, da parecchio tempo è in vita il Global Biodiversity Information Facility, che ha raccolto fino ad oggi più di 1,5 miliardi di record, ma di tutto, cioè di piante, di animali, nel tempo, nello spazio. Quando andiamo poi a dissezionare questi dati per singoli gruppi, in qualche caso ci accorgiamo che c'è poco. E poi ci sono, per come era nato già molto tempo fa, non c'era un controllo così accurato della, e questi dati non erano così certificati, come dire. Questo Global Biodiversity Information Facility è alimentato dai vari progetti nazionali, come il nostro l'Osservatorio Nazionale della Biodiversità, quello del Lazio e quello anche nazionale, cioè abbiamo un network nazionale per la biodiversità.
ma c'è anche la citizen science, e questo è veramente, credo che sia la cosa che possa interessare di più molti di voi, magari che hanno qualche interesse per la natura, perché chiunque può partecipare in questo portale che si chiama iNaturalist, mandando foto fatte anche con il telefonino, insomma delle foto che sono accurate dal punto di vista della geolocalizzazione ed anche della data, e vengono postate qui, dove ci sono moltissime persone che si divertono poi a validare questi dati. Per esempio, questo l'ho fatto stamattina proprio, vedete, un record di la siommata Megera, fatto in una zona della Spagna, in Catalogna, quindi Catalogna, e il signore che l'ha osservata evidentemente già aveva una certa conoscenza, ha definito, gli ha dato il nome, la siommata Megera, pescando nel database dell'iNaturalist, che è molto accurato. E stamattina io ho fatto questo, ho validato, anche secondo me è la siommata Megera. Potrei essere una persona più o meno esperta, ma la validazione avviene in iNaturalist in maniera democratica, tra virgolette. Cioè, se un certo numero di persone valida quell'osservazione, quell'osservazione è in qualche modo certificata. E questo sistema è particolarmente efficace. Abbiamo potuto constatarlo. E presentando un lavoro proprio all'Accademia dei 40, dove abbiamo fatto il congresso della Società Italiana di Biogeografia, e in cui siamo andati a verificare in due o tre forum naturalistici italiani quanto le stime, diciamo, la definizione della specie a cui si arrivava attraverso discussioni fosse corretta o meno. Noi abbiamo notato che c'era un 97% di identificazioni corrette, cioè una stima molto alta. Abbiamo finito, volevo solo farvi vedere queste immagini che un po' si ricollegano a quello che ci hanno raccontato nei giorni scorsi i miei colleghi, dove ci sono le zone nel mondo a maggiore impatto riguardo al cambiamento climatico. Vi ricordate che la regione mediterranea era una di quelle coinvolte? E qui addirittura sono stati osservati i cambiamenti della vegetazione a lungo termine, cioè cambiamenti importanti della vegetazione, in cui l'intera caratteristica della vegetazione, come dire la faggeta rispetto alla macchia mediterranea, c'è stata una transizione dall'uno all'altro. Naturalmente è una transizione a livello ecosistemico, che si è portata dietro anche tutta la flora e la fauna che facevano riferimento a quegli ecosistemi. Questi sono i cambiamenti che stanno avvenendo. Vedete come distribuiti nel mondo queste zone stanno un po' dappertutto, ma la regione mediterranea è particolarmente interessata. Riguardo a quello che si potrà fare, abbiamo stato già parlato nei giorni scorsi, ecco, faccio vedere l'ultima diapositiva che è della IPBES, che è la Intergovernmental Platform sulla biodiversità ed ecosistemi, dove viene notato che anche semplicemente rispetto a tutti gli altri criteri utilizzati per cercare di diminuire l'anidride carbonica, ma anche tornare semplicemente indietro nella degradazione dei suoli, ce ne sono tanti di suoli degradati, con un'agricoltura magari scombinata, non adatta, questo porterebbe a un terzo della mitigazione possibile, e quindi a tenere il cambiamento climatico al di sotto dei 2 gradi. E
ma non so quando queste cose e se riusciremo a farle. Vi ringrazio per l'attenzione. Ringraziamo noi, professor Sbordoni, per l'ottima presentazione che ha messo in evidenza un particolare veramente che è stato detto tanto tempo fa, che un battito di una farfalla in Brasile si riverbera poi anche in Alaska in chissà in quale altra maniera. Dalle piccole cose si osservano le grandi e le grandi sono meglio interpretabili osservando dei cambiamenti che avvengono nelle piccole. Ovviamente questa è una lezione da tenere presente per il futuro, cari ragazzi, quindi sta a voi adesso commentare quello che è stato detto. C'è nessuno che vuole fare domande? No, pare di no. Aspettiamo un attimo. Senz'altro. Professore, parlo io a nome loro. Salve, sono la loro insegnante. Allora, io la ringrazio molto di questa importante esposizione. Ricordo lei come professore di zoologia all'università, mi ricordo molto dei suoi amori coi chirotteri, con i pipistrelli, ma oggi ci tenevo molto a far vedere ai ragazzi qual è struttura del lavoro di un biogeografo, cioè di un ecologo, perché sempre nei periodi dell'università mi ricordo molto bene l'approccio matematico che lei aveva proposto nei nostri corsi all'ecologia. Cioè i nostri ragazzi, in realtà, questo io vorrei far sottolineare a loro, che loro sono abituati a parlare di grandi cambiamenti climatici, di problemi sull'ambiente, quando poi il lavoro che è dietro è un lavoro di sistema e poco facilmente riassumibile con slogan. Ossia, quello che lei oggi ci ha mostrato è proprio un metodo di lavoro scientifico che porta alla fine a congiungere e a trovare come sintesi gli slogan che i nostri giovani conoscono bene, no? Sui cambiamenti climatici e tutto quant'altro. Quindi la ringrazio. Grazie. Volevo dire che un altro aspetto molto molto importante, oltre a quello della citizen science, che ci può dare il quadro della distribuzione attuale delle specie animali e vegetali, sta diventando estremamente importante la digitalizzazione dei dati conservati nei musei scientifici, di musei di storia naturale, perché quello lì ci fa vedere una situazione nel passato ancora più, ci dà un terzo livello cronologico con cui è possibile fare dei confronti. I musei di storia naturale non vengono molto considerati, quindi di solito si barcamenano con scarsità di risorse, come tante altre società scientifiche, accademie, eccetera. Ma adesso ci sono anche dei grandi progetti che probabilmente riusciranno a far fronte a questa necessità, come il progetto europeo DISCO, che è la digitalizzazione dei dati museali, che è una infrastruttura che faticosamente sta decollando, ma che probabilmente avrà successo per questa importantissima attività, che sarà quella di recuperare tutta l'informazione che c'è nei musei, che è una cosa straordinariamente grande, importante. In realtà il tema che noi stiamo affrontando con i cambiamenti climatici è un tema di educazione civica, cioè abbiamo, sa che quest'anno c'è l'educazione civica trasversale alle discipline come nuova materia nel corso degli studi, e con le colleghe del Dipartimento di Scienze per le classi quinte ci eravamo riproposti di analizzare variazioni ambientali, chiaramente accanto
al collega di diritto che ci aiuterà sulla parte normativa italiana, eccetera, ma personalmente ero anche abbastanza così incuriosita a fare delle correlazioni su quello che riguarda la salute umana, perché oggigiorno l'anno ce lo chiede, no? Ecco, diciamo un po' quanto la pressione che l'uomo ha, soprattutto sulla perdita della biodiversità, sta coinvolgendo quello che è lo stato sociale e di salute della popolazione. Più che altro il tramite è questo, diciamo, che ci ha un po' allargato gli orizzonti anche entrando in campi. La relazione è anche molto stretta, no? Le specie aliene di interesse parassitario sono le subiamo tutti i giorni, dalla zanzara tigre alle varie, alle tante specie di zanzare aliene che ci stanno intorno. E quindi agli altri organismi di cui le zanzare sono vettori. Se non ci sono più... Io avrei una domanda da fare. Prego. Recentemente c'è stata un'invasione di locuste di cavallette in Africa che ha anche distrutto parte del raccolto e volevo chiederle se questa invasione di cavallette è dovuta al cambiamento climatico anch'essa e se in che modo questa migrazione di massa delle cavallette possa non solo influenzare il clima e l'habitat ma anche l'uomo stesso. Sappiamo appunto che hanno divorato tutto il raccolto che avrebbe potuto sfamare 2500 persone. Sì. Beh, l'invasione delle cavallette è una cosa, diciamo, storica. Ogni tanto capita e quanto questo sia collegato direttamente ai cambiamenti climatici non so, francamente. Però il fatto che sia avvenuta in passato più volte, in parte dipende dal nucleo iniziale della chiamiamola pandemia, diciamo, a livello delle cavallette, e perché le migrazioni si basano su delle modificazioni nell'habitus delle cavallette, che non sono sotto stretto controllo genetico, sono certamente in parte sotto il controllo dell'ambiente. Ma certo che il cambiamento climatico certamente favorisce questo tipo di situazioni, perché la situazione ideale è quella di una foresta tropicale stabile, dove gli equilibri tra le specie sono così sottili e così complessi, in cui la resilienza è effettivamente assicurata a parità di condizioni però del clima. Se andiamo a modificare il clima anche lì, cosa che sta succedendo, come avete sentito, purtroppo in Amazzonia, cioè in quello che è il più grande polmone verde del pianeta, le cose sono certamente molto, molto preoccupanti. Ma nelle zone semiaride del Sahel, dei margini, della regione, soprattutto del continente africano, le invasioni di cavallette si ripetono nel tempo con una certa frequenza, non regolare, ma ogni tanto succedono. E succedevano anche prima, che quando il clima era più stabile, succedevano lo stesso, quindi non darei proprio tutta la colpa al cambiamento climatico. Se possibile, io posso fare un'altra domanda anche. E vorrei chiedere, questa migrazione degli insetti nello specifico che abbiamo trattato oggi, e ovviamente come abbiamo visto porta alla perdita di elementi
dell'ecosistema e quindi di uno spostamento di elementi fondamentali della catena alimentare. E quindi questo quanto influenza, nel caso specifico in Italia soprattutto degli insetti, o comunque nel caso che abbiamo visto dell'Inghilterra e dello spostamento degli insetti verso zone più fredde. E questo quanto influenza la catena alimentare? Perché comunque anche in altri casi, come abbiamo visto anche con la professoressa, per esempio nel caso specifico di Roma, che ci aveva interessato era lo spostamento, l'arrivo in Italia soprattutto di pappagalli. E quindi questo quanto può influenzare la catena alimentare? Allora, hai fatto un esempio molto importante perché quello dei pappagalli è uno dei tanti, diciamo, casi evidentissimi con cui ci troviamo a confrontarci di specie aliene, quindi di specie allottone, perché il nome aliene è così, di specie che vengono da altre zone, da altri continenti. E le specie aliene hanno un impatto fondamentale, importantissimo sulla piramide alimentare, sulla rete alimentare più che sulla piramide. E perché? Perché possono trovare condizioni più o meno favorevoli, trovare delle nicchie, per esempio, o vuote o facilmente occupabili per competizione, perché semplicemente perché queste specie aliene competono con quelle autoctone, magari con successo. È quello che sta succedendo in tantissimi casi, ma proprio basta guardare Roma, non bisogna andare molto lontano. Se andiamo sul Tevere, vediamo che facciamo un giretto lungo il Tevere, ogni tanto troviamo una tartarughina acquatica che sta appoggiata magari su un legno che galleggia o una banchina. E quasi sempre si tratta di trachemis, testuggine a orecchie gialle o orecchie rosse, che sono delle specie americane, che vengono soprattutto dalla Florida l'origine. Ma perché stanno qui se vengono dalla Florida? Beh, perché da piccole sono molto carine, quindi venivano facilmente vendute negli acquari, ma addirittura nel Luna Park, sì, con il gioco delle palline sull'acqua si poteva vincere una tartarughina. A un certo punto il Ministero dell'Ambiente si è accorto che queste tartarughine intanto diventavano grandi e diventavano anche pericolose perché sono carnivore, quindi diciamo, credo che qualcuno di voi sicuramente l'avrà sperimentato. E quindi anche a seguito di una, purtroppo di una, diciamo, di una, come dire, di un editto del Ministero dell'Ambiente in cui si recitava che non si potevano tenere questi animali. Molti se ne sono liberati abbandonandoli nei posti più strani. Noi abbiamo trovato, per esempio, che nei dintorni di Roma, vicino Mentana, c'è il Pozzo del Merlo, che è uno dei più grandi, dei più profondi sinkhole del mondo, anzi è stato il più profondo sinkhole del mondo fino a poco tempo fa. Probabilmente non lo sapete, ma questo Pozzo del Merlo è un'enorme dolina puteiforme, cioè una cinquantina di metri, con un lago in fondo. Ma questo lago è collegato con la falda freatica per centinaia di metri di profondità, cioè finisce in un sistema freatico di cui fanno parte anche le acque albule nei dintorni di Tivoli. Beh, quando abbiamo fatto un censimento della fauna in questo posto, anche con i subacquei che sono entrati, dove c'è una fauna endemica importante, ci sono dei crostacei esclusivi di quell'area, è stata trovata una tartarughina di questo. Probabilmente qualcuno
ha trovato modo di discarsene nel posto più remoto possibile che era. E questa tartarughina è stato anche lo specchio che ha permesso di capire perché il lago si era completamente ricoperto da una felce brasiliana, che non aveva niente a che fare, perché una felce brasiliana acquatica, galleggiante, in grado di formare una spessa moquette sull'acqua, fosse nel pozzo del Merlo, veramente incredibile. E lì si è capito che qualcuno aveva un acquario, e questo acquario c'era la tartarughina e la felce, la svuotata del pozzo del Merlo, facendo un danno colossale. Per eradicare questa felce sono stati necessari 2 o 3 interventi massicci da parte dei vigili del fuoco, soprattutto i vigili del fuoco del Corpo Forestale dello Stato. Insomma, è un'area protetta naturalmente importantissima questa qui. Questo è un caso proprio puntiforme, ma a Roma non solo i pappagalli, ci abbiamo, non so, i gabbiani reali, che prima non si vedevano, nidificano addirittura nei terrazzi. Negli anni 70 io mi ricordo, stavo con un mio amico ornitologo e avevamo fatto i salti mortali perché avevamo trovato un uovo di gabbiano reale alle saline di Tarquinia, quindi in un posto molto vicino alle isole dove normalmente nidificava il gabbiano reale. E oggi è sotto gli occhi di tutti, i gabbiani reali hanno invaso la zona. E sì, la fortuna è che in questi casi c'è un conflitto tra gabbiani, cornacchie e pappagalli, appunto, parrocchetti. Per spartirsi il territorio, ricchissimo naturalmente di risorse, vista l'immondizia che Roma domina da tutte le parti. Vabbè, questi sono proprio esempi molto sotto gli occhi di tutto. Certo. Beh, sì, a Roma è stato abbastanza sconvolgente l'arrivo dei parrocchietti, comunque parrocchietti monaci che sono sudamericani. I parrocchietti dal collare che sono del Sub-Sahara, quindi insomma, specie di pappagalli che in Italia non sono stati molto sconvolgenti rispetto a comunque dei gabbiani che hanno invaso totalmente Roma, però non hanno colto così tanto l'attenzione rispetto ai pappagalli che ora dominano tutte le ville di Roma. Ma io anche nel mio quartiere, che comunque abito a sud di Roma, è pieno di pappagalli. Sì. È vero, C'era stato questo evento che si diceva che avessero libertà per Roma, però ovviamente penso che mi stia la linea, forse non è no, la mia rete non sta andando molto bene. Non ho capito la prima. Ma dicevo che si raccontava questo evento di pappagalli che erano stati liberati da un allevamento e che quindi poi si siano dispersi per Roma e ovviamente si siano diffusi. Però quanto può essere questo rispetto a comunque... Il motivo, esatto, sono diversi motivi per cui sono arrivati. È molto variabile, può essere occasionale, può essere dovuto semplicemente a qualche animale liberato, se parliamo di animali di una certa dimensione. Ma le zanzare, per esempio, arrivano ormai, i mezzi di trasporto sono così frequenti, così siamo così interconnessi, per cui tutti ne approfittano, anche i più piccoli alieni. Io, tornando una volta da Dhaka con la Biman Bangladesh Airlines, che non consiglio come linea aerea privilegiata, e mentre aspettavamo che l'aereo partisse di sera, faceva un caldo terribile, quindi tenevano la portiera dell'aereo aperta, e quando siamo partiti ho potuto contare 3 specie diverse di zanzare, di cui 2 anopheles, portatori di malaria. È chiaro che queste arrivano, sono noti i casi di malaria aeroportuale in Italia, no? Perfino si sono ammalate delle persone a Bergamo. E
Questo trasporto passivo, semplicemente. Trasporto passivo, occasionale, che quando c'è più di un individuo, sì, quello che noi biogeografi chiamiamo propagulo, cioè un gruppo, uno o più individui in grado di riprodursi e di formare una nuova popolazione. Può essere un individuo partenogenetico come una coppia di individui a riproduzione anfigonica. Grazie. Io voglio ringraziare il professore, sono Simonetta Soro e tutta l'Accademia, visto che questo è l'ultimo, diciamo, incontro di questa serie di seminari, e a nome di tutti gli insegnanti di scienze dell'Associazione appunto di insegnanti di scienze naturali e a nome anche di tutti i ragazzi, insomma, perché è un grande contributo che dà l'Accademia alla scuola e quindi questo filo conduttore tra noi che siamo in prima linea con i ragazzi e l'Accademia che ci illustra sempre l'approccio scientifico che è fondamentale poi per la conoscenza reale, quindi anche come diceva la collega per l'educazione civica, costruire i cittadini del futuro con una consapevolezza nel poter prendere poi scelte, decisioni, qualunque se siano, ma che abbiano delle solide fondamenta di conoscenza, ecco. E quindi ringrazio il professore di oggi, l'Accademia e tutti gli interventi, e che comunque è una grande risorsa perché essendo poi man mano pubblicati possiamo ancora nelle classi poterci lavorare con questi interventi, quindi veramente è un grandissimo contributo. Permettetemi di rispondere a questi ringraziamenti dicendo che noi dobbiamo a voi input su quegli argomenti che possono esservi interessanti. L'argomento che si sceglie normalmente durante il periodo di ottobre-novembre e qualche volta si sfonda per cause di pandemia fino a dicembre è concordato tramite la vostra associazione e di conseguenza ogni suggerimento che verrà per l'anno prossimo portato da voi sarà considerato con molta cura. Certe volte non è possibile darvi soddisfazione completa perché lo stato di aggiornamento della materia che volete sapere è magari difficile, però l'Accademia si dà veramente da fare sotto questo aspetto. Questo del cambiamento climatico infatti era stato organizzato con voi e lo fa nel principio che divulgare all'età dei ragazzi anche argomenti problematici sviluppa in loro sicuramente la curiosità per capire perché si sono dimostrati problematici, ma li introduce anche a possibili contributi del tipo di citizen science, cioè a sviluppare il loro attaccamento per la natura a beneficio di tutti. Non so, fra i vostri giovani, fra i 50 giovani qui presenti, quanti ce ne fossero che sapevano che tramite il telefonino, quando gli capita di fotografare una farfalla, possono comunicarlo a un centro che ne faccia poi un uso scientifico. Dalla scienza diffusa, chiamiamola pure all'inglese citizen science, può nascere la scienza vera del futuro. E quindi noi siamo grati che voi, se voi volete continuare a andare avanti con questo. Io interpreto le parole finali del professor Sbordoni esattamente in questi termini. Anche voi, insegnanti e discenti, potete aiutare a capire quello che avviene sopra questa nostra terra e, dopo tutto, per ora, che ne dica Elon Musk, è l'unico posto dove possiamo vivere. Forse ai più giovani capiterà di vivere su Marte, ma per il momento guardiamo bene la nostra Terra. Vi ringrazio a tutti e vi saluto. Grazie.